Ciao amici, giorno numero 2 a Roma. Adesso non si vede niente, quindi non si capisce esattamente dove sono, ma guardate, Arco di Costantino. Colosseo, ragazzi, una sensazione bellissima essere qua. Cosa ne dite? Bello, eh? Adesso credo che andremo dentro a visitarlo. È entusiasmante, ragazzi, veramente entusiasmante. Una costruzione dell'80 d.C. Arco di Costantino e poi dietro di là, poi magari lo vediamo meglio, c'è il Tempio di Venere. Scendiamo per andare a vedere meglio l'Arco di Costantino e poi per cercare di entrare nel grande Colosseo. Questa è la vicinanza massima al quale si può arrivare. E vedete, alle mie spalle c'è il Colosseo, questa qua è la parte più antica. Più vicino di così non si può arrivare. Adesso cercheremo di entrare. Vedete, là c'è la gente, che è quella che è entrata. E penso che dopo anche noi riusciremo ad accedere. Comunque, ragazzi, è incredibile. Ovviamente denso di storia, questo è il bello del Colosseo. Adesso, prima di entrare nel Colosseo, volevo farvi vedere più da vicino possibile anche l'Arco di Costantino. Ecco qua, queste sono le inferriate che circondano l'Arco di Costantino, quindi è il punto più vicino al quale si può arrivare all'arco e ovviamente non si può entrare. Adesso ve lo faccio vedere. Ecco qua, c'è proprio la porta principale dell'arco. Adesso ve lo faccio vedere meglio, però molto imponente. Ecco, e dietro rimane sempre il Colosseo. Andiamo a comprare i biglietti e entriamo nel Colosseo. Per adesso siamo entrati. Abbiamo passato un check-in tipo aeroporto e ora si prosegue per la biglietteria. Ticket acquistato, questo è il ticket. Siamo entrati, la prima cosa che si vede è questa. Il popò del cavallo. La vista inizia al secondo livello. La cosa impressionante è che volevo farvi vedere quel muro là in alto. Adesso cerco di farvelo vedere meglio. Guardate, la cosa impressionante è che sembrano solo appoggiati quei massi. Si ha l'idea che possano cadere. Non so se rende l'idea vederli così. Però a me sembra proprio che non siano legati con niente, per cui solo appoggiati. Ecco, qua si sale per andare sul secondo piano. Ecco com'era il Colosseo quando era ultimato. Qua deve esserci una vista fantastica. Un po' di oggetti dell'epoca. Erano già i dadi, eh? We'll be right back.
si può vedere una delle gradinate dove la gente poteva assistere alle manifestazioni all'interno del Colosseo. Allora, quello è il livello dell'arena, praticamente il piano che teoricamente andrebbe considerato tutto chiuso, dove si svolgevano gli spettacoli. E sotto l'hanno lasciato aperto per far vedere com'era. Spero di non dire una cazzata. Vi offro il panorama visto dal Colosseo. Adesso vediamo l'Arco di Costantino. Guardate che bello. Siamo sempre al secondo piano del Colosseo, questo è un altro punto panoramico. Sono anche i gabbiani qua che hanno fame. Ciao, vieni. Siamo usciti dal Colosseo, che lo vedete adesso alle mie spalle ancora, e ora dobbiamo fare in fretta perché abbiamo solo un quarto d'ora per riuscire ad accedere al Foro Imperiale. Comunque ragazzi, un aggettivo per definire il Colosseo è entusiasmante, non mi viene nient'altro. Dopo aver fatto un altro check-in modello aeroporto, siamo finalmente entrati nel Foro Imperiale, appena in tempo perché stavano già chiudendo i cancelli. Allora, in questo momento stiamo andando verso il Palatino, nella direzione opposta si visitava il Foro Imperiale, i fori imperiali che vediamo dopo. La prima cosa che ho notato appena entrato è che siamo proprio dietro all'altare della patria, lo vedete là? Questo qua, quello che abbiamo visto nell'altro video. Una concentrazione di storia come Roma credo che non ci sia da nessuna parte. Very good! Tutti si fermano qui a guardare, adesso mi fermo anch'io e vediamo cosa c'è di così interessante. Ah, ecco, una fontana, sarà una cosa ovviamente naturale. Sa se sarà potabile. Quindi noi saliamo. Adesso andiamo là sopra, guardiamo il panorama da qua. Qui siamo all'interno del palatino. Non si possa scendere anche di là. Guardate cosa guarda questo uccellone, come gli pare e piace. Fantastico. Su consiglio del gabbiano ha detto di andare a vedere da un'altra angolazione e lo sto ascoltando. Portico sotterraneo, il criptoportico Neronia.
cuore del foro imperiale. Dopo vi faccio vedere dove eravamo quando c'era quel fantastico panorama. Ecco, siamo quasi nel cuore dei fori imperiali. Intanto vi faccio vedere, noi eravamo su là dove vi ho fatto vedere il panorama fantastico, e quello è il Palatino dove eravamo su prima. Non so se rende l'idea, eh? Instabili viste dall'altro lato. Sono solo 2000 anni che sono in piedi. La voce ha già detto un paio di volte che dobbiamo portarci verso l'uscita, perché il sito archeologico sta chiudendo, quindi piano piano ci avviciniamo all'uscita. Ma qui ogni passo che si fa c'è qualcosa di molto interessante da vedere. Ultimo cenno storico della giornata, vedete quel balcone? Quel balcone lì costruito in un secondo momento, ecco, adesso passa l'autobus. Praticamente se l'era fatto costruire la mamma di Napoleone, perché gli piaceva avere una vista più bella rispetto a quelle che già si potevano godere da quel palazzo. Infatti, se poi guardate, il palazzo si chiama Bonaparte. Interessante, eh? Ok ragazzi, dopo questo cenno storico, ultimo cenno storico della giornata, vi saluto. Questo video del secondo giorno a Roma finisce qui. Ho i piedi che mi fumano, avrò fatto almeno 15.000 passi, quindi chiudo qui. Vi consiglio di iscrivervi al canale, azionare la campanella in modo che non vi perdiate i prossimi video, che ce ne saranno ancora da questa stupenda città eterna. Ciao ragazzi, a presto!